22 guide gay, torniamo in studio dopo la pubblicità, si sono mescolate ai tanti turisti giunti sabato mattina a Bardi e precisamente a Noveglia per dare vita ad una escursione. Ne è nata, ne è uscita una bella giornata a stretto contatto con la natura. Vediamo. Noveglia, sabato mattina, 50 persone sono venute a fare escursione, si sono mescolate con gli studenti del settimo corso GAE. Andiamo a sentire cosa pensa la titolare del bar di questo movimento di sabato mattina, 28 marzo 2015. Siamo con Mariella, Noveglia, queste guide come va questo fenomeno delle guide ambientali? Bene, molto bene, io sono molto contenta perché portano un po' di lavoro, cioè panini, caffè, al ritorno fanno la merenda, sono molto gentili, molto, sì, sono molto contenta. Oggi quanti ne avete qua più o meno? Una cinquantina, 40, 50, ce n'era tanti stamattina. Per un sabato mattina a Noveglia fa comodo avere 50 clienti. Oh sì, molto. Se, sì. Se dovesse dare un consiglio lei per aumentare questo tipo di turismo, cosa pensa che cosa ci vuole in più? Ce ne vorrebbero un po' di più di queste. Ma per incentivarle cosa pensa che gli sentieri, le cartine? Beh, senz'altro, i sentieri, sì, più magari più pubblicità. Sì, quello senz'altro. E che tipo di turisti sono questi che vengono? Sono educati? Sì, molto educati perché vengono tutti dalla città, no, sono molto gentili, educati, molto, sì. Senta, cos'è la cosa che chiedono di più? Cos'è che comprano di più? Come arrivano prendono il caffè, e poi prendono i panini, li prende magari un tortello, una brioche, una cosa del genere, e poi sì, sempre che poi al ritorno, quando tornano, ancora hanno fame, hanno sete, acqua, di tutto. Ci sono anche dei posti per dormire? Qua qualcuno ha organizzato qualcosa? No, per dormire non c'è niente. Secondo lei ci sarebbe lo spazio per fare anche dei campeggi o dei posti per dormire? Secondo me sì, volendo, però non so chi può organizzare queste cose. Come la vede la frazione di Noveglia, il futuro della frazione di Noveglia? Diciamo che adesso quando si viene bello, insomma, un po' di gente si vede arrivare, fino adesso l'inverno è un po' triste. Il passato era meglio? Sì, 20 anni fa sì, senz'altro, adesso la gente non ce n'è più, ci sono i ragazzi, qualcuno che arriva il sabato e la domenica, basta. Quindi questi turisti sono preziosi? Quindi. Sì, molto, sì, infatti io ringrazio sempre Davide Galli quando arriva, perché le offro il caffè e le ringrazio, perché veramente per noi è tanto, perché non c'è mai nessuno. Esserci questa gente che arriva è molto bello. La notte prima di morire, Gesù si riunì con i suoi apostoli. In quell'occasione istituì una celebrazione semplice, disse: continuate a fare questo in ricordo di me. Dovevano osservare questo comando in ricordo del sacrificio che di lì a poco Gesù avrebbe compiuto a favore del genere umano. Lo scorso anno in tutto il mondo circa 20 milioni di persone hanno obbedito al comando di Gesù osservando questa ricorrenza annuale. Quest'anno ci saranno tutti i testimoni di Geova, invitano ad assistere insieme a loro alla commemorazione della morte di Cristo che si terrà venerdì aprile dopo il tramonto. Alle ore 20 nella sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Stradella numero 1 a Borgo Taro siete invitati anche ad ascoltare un discorso speciale basato sulla Bibbia dal tema Una famiglia felice, la promessa diventa realtà. Eccoci alla pagina sportiva del lunedì dedicata interamente al calcio. Iniziamo dalle partite che si sono giocate ieri. Dopo settimane di responsi negativi, ieri il campo casalingo ha regalato in promozione alla Valtarese un pareggio. La squadra allenata da Gianmarco Bozzi, da troppo tempo a secco di punti, è riuscita a portarne a casa uno grazie all'1-1 ottenuto contro la Biancazzurra. È Scottone a segnare la rete che potrebbe aprire ora un finale di stagione diverso per la squadra di Borgotaro, decisamente troppo in affanno. Con 27 punti al 15° posto in classifica, domenica 12 aprile, quando il campionato riprenderà dopo la pausa pascolare,
Pasquale. La Valtarese incontrerà fuori casa il Montecchio, che è settimo a quota 46. Non sarà un incontro tra i più facili per i nostri, che dovranno mettercela tutta per sconfiggere l'avversario e portare a casa altri preziosi punti. Inarrestabile invece in prima categoria la marcia del Solignano, che anche ieri ha stravinto facile contro il Lesignano, rifilandogli la bellezza di 3 gol. A segno sono andati al 20° Bruschi, al 45° Borella e all'85° David. Grande soddisfazione per la squadra, che davvero sta conducendo un gran bel campionato ed attualmente si trova quarta con 46 punti. Dopo lo stop pasquale, in casa ospiterà il Puglianello, ultimo in classifica, con 24 punti. Facile prevedere un risultato pieno per il Solignano, che avrà la possibilità così di consolidare ulteriormente la sua già ottima posizione. E veniamo a commentare le partite disputate in seconda categoria. Non va oltre il pareggio il Fornovo, seppure la partita sia stata combattuta sino all'ultimo. L'avversario, il Ghiare, ha saputo tener testa alla forte compagine. Le reti per il Fornovo portano la firma di Guida, autore di una doppietta, e Urrac. Non va oltre il pareggio a reti inviolate la Folgore Fornovo sul campo del Montanara, mentre il Borgotaro costringe il Lemignano, capolista, ad un pareggio molto combattuto e sofferto. Il Borgotaro non si è fatto né aggredire né spaventare dai padroni di casa, portando così in cascina un risultato che fa onore alla squadra della Valtaro e costringe il Lemignano a guardarsi le spalle. Le reti per il Borgotaro portano la firma dei soliti due scarpenti, davvero bravi in questa stagione, e di Ruggeri. Ride giustamente il Bardi, non solo perché spugna al Bareto battendo nel derby il Valgotra per 1-0, meritando in pieno questi 3 punti, ma anche perché tra le 3 squadre in lizza per la testa della classifica è l'unica ad aver vinto. Una partita non facile per il Bardi, ottenuta, come dicevamo, meritatamente, giocata su un terreno difficile. A 3 minuti dal fischio finale, quando l'incontro sembrava ormai avviato a concludersi con un nulla di fatto, un magistrale colpo di testa del bomber Lucci, appena entrato, ha sancito la resa del Valgotra, che non ha mai mollato, tenendo testa agli avversari per tutto l'incontro. Il Bardi recrimina almeno 2 rigori a suo favore non sanzionati dal direttore di gara, ma il risultato è comunque a suo favore. Sabato prossimo, vigilia di Pasqua, si recupererà la 19ª giornata di campionato, dove non scenderanno in campo Lemignano, attuale capolista, e il Ghiare. La loro infatti fu l'unica partita a suo tempo disputata, era il 22 febbraio sul campo del Ghiare e terminata sul risultato di 2-3. Gli incontri saranno Bardi Felegara, Borgotaro Fraore, Mercuri Folgore Fornovo, Montanara Fornovo, Sala Baganza Valgotra. In classifica il Bardi e il Fornovo si trovano secondi a pari punti con 45, ad un solo punto dal Lemignano, che invece ne ha 46. Il Borgotaro di punti ne ha 28 ed è sesto, mentre il Valgotra ne ha 27 ed è ottavo. La Folgore Fornovo è decima con 22 punti. E veniamo alla terza categoria, ancora una battuta d'arresto per la Bedognese, che ieri ha ospitato il Basilica Nova, che ha vinto per 2-1. A segno per i padroni di casa è andato Oneto. È terminato con un pareggio l'incontro tra Carignano e Compiano, 1-1, la rete del Compiano porta la firma di Mariani. Il derby tra Terre Alte e Berceto e Dinamo Solignano se l'è aggiudicato il Berceto, vincendo per 2-0 grazie alle reti segnate da Albertelli. Si torna in campo sabato, vigilia di Pasqua, questi gli incontri in programma. Dinamo Solignano, ultima con 7 punti, contro Arsenal, che è sesto e di punti ne ha 37. Interclub, 23 punti, 12° posto, contro Terre Alte Berceto, 11ª posizione e 25 punti. E infine Compiano, terzo con 49 punti, contro Bedognese, penultima con 8 punti. Per l'estate, che ormai davvero sta arrivando a grandi falcate, si organizzano 2 tornei di calcio, tutti e due a favore del piccolo Thomas Brigati di Bedogna. Il primo è il torneo del cuore API, si chiama Tutti insieme per Thomas, è un torneo benefico a 5 che si disputerà sabato 13 giugno presso il campo di San Rocco a Borgotaro dalle 9 alle 21, è una 12 ore di calcetto, e come vi dicevo tutto il ricavato andrà a Thomas. Vi ricordo che per saperne di più potete chiamare il 345-5273-932 per avere informazioni ovviamente sulle iscrizioni. Il secondo è il primo torneo benefico Pulcini 2004, che si giocherà domenica 28 giugno, organizzato dalla S di Valgotra di Albareto con il comitato Festa del Santissimo Crocifisso Parrocchia di San Rocco di Borgotaro. È un calcetto riservato, come vi dicevo, all'annata 2004.
Per informazioni dovete contattare in questo caso Gaetano Iembo al 338-2253-600 e l'incasso sarà devoluto anche in questo caso a Thomas. Ultima pagina, quella del meteo per la giornata di domani, martedì 31 marzo, l'ultima giornata del mese, la chiudiamo con sereno poco nuvoloso per tutto il giorno su tutto il territorio. Temperature minime stazionarie tra 7 e 10 gradi, massime in lieve aumento, valori compresi tra 19 e 23 gradi e sono sicuramente valori sopra la media del periodo, deboli i venti. I programmi di questa sera sono i seguenti: alle 20.35 Edilizia Sicura, alle 20.50 Ultimo Chilometro.net, alle 21.30 Atlas, alle 22 il TG, alle 22.30 Ballo che sballo in TV. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata, a domani.